Comunque, bisogna fare qualcosa. Questo che vorrebbe dire? Sapete cosa intendo. Volete che uccida l'ambasciatore Ramirez? Queste sono parole vostre, non mie. A me sembra tradimento, signore. No, no, no. Uccidere un comandante in tempo di guerra è tradimento. Touché. Un colpo ardito, capitano. Forse siete fuori allenamento. Avete bisogno di riposo? Non mi sottovalutate. Un cane può servire un solo padrone alla volta, capitano. Se proverete a servirne due, questo padrone vi annienterà. Ho afferrato il punto. Prendete 10 contadini. Vogliono ammazzarci tutti. L'avete ucciso. Non aveva fatto niente. Esattamente. È ora che quelli come lui facciano qualcosa. Che cosa intendete? Proteggono la regina di spade. La nascondono con il loro silenzio mentre lei è libera. Sono solo poveri contadini. Capite? Cosa vi aspettate che facciano? Possono dare la vita. Uno per volta, ogni ora, finché la regina non si arrenderà. Siete un animale! Mettete dentro anche lei! Se la regina non si sarà arresa quando l'ultimo di loro sarà morto, prendetene altri 10. No, vogliamo uscire! Non potete fare così! Dite ora, chi è l'animale? Che Dio vi maledica per questo! Me? Oh no! È la regina di spade che ha causato tutto questo. E la prossima sulla sua coscienza sarete proprio voi. Ambasciatore Ramirez. Cosa posso fare per voi, colonnello? È il caso di dire cosa posso fare io per voi. Ho appreso la natura del vostro ultimo piano. Brillante nella sua semplicità, vero? Sono stupito che non ci abbiate mai pensato. Avete ragione. Non mi è mai passato per la testa di sterminare i fedeli sudditi del re. Starete scherzando? Qualche contadino morirà, allora? C'è un equilibrio molto delicato in questa terra inospitale. Da straniero non mi aspetto certo che voi ve ne rendiate conto. Di cosa state parlando? Chiunque comandi qui deve comprendere bene la differenza tra governo e tirannia. Non fatemi la predica. Se porterete avanti questo piano, innescherete una rivoluzione. I contadini e i don non lo accetteranno. Vi prego, calmatevi. Credevo che il melodramma si svolgesse nei teatri. Vi avverto, ambasciatore. Questa fiamma ci brucerà entrambi. Mi dispiace che dobbiate servirvi da solo, ambasciatore, ma purtroppo sono senza la mia cameriera. Noi tutti dobbiamo fare dei sacrifici per questa causa. È vero. Ed è facile trovare dei servitori, a meno che non vogliate impiccare l'intera comunità. Sinceramente spero di no. Sto davvero cominciando ad apprezzare
il fascino di questo paese lontano. Potrebbe perfino esserci posto per una donna di buone maniere al mio fianco. Che cosa state insinuando, ambasciatore? Signorita Alvarado, io vi ho portato via la camera da letto. Potrei invitarvi a tornarci. Dicono che il potere sia un afrodisiaco. È un uomo che dimostra la sua forza attraverso la compassione. Sarebbe interessante. Sono aperto ai suggerimenti. Liberate i contadini. Purtroppo, nemmeno il vostro fascino è così allettante. Beh, in questo caso... vi auguro di dormire bene. Buonanotte. Tu! Ho sentito che mi stavi cercando. Solo la tua testa. E sei venuto fin qui dalla Spagna solamente per uccidere me. Sono lusingata. Se uccidi un uomo disarmato, allora le voci su di te sono vere. Perché dovrei risparmiare un uomo che non risparmia nessuno? Perché la mia morte non risolverà il tuo problema. Hai ragione. Mettiti i vestiti. Andiamo in città. Non credo proprio che si farà viva la vostra regina di spade. Signorita, desiderate un prete? Desidererei che vi comportaste come un uomo, non come una penna parlante. Sono un giornalista. Io osservo e scrivo. E come dormite? Alcune notti meglio di altre. Purtroppo in questo momento la spada è più potente della penna. Sono sicura che l'ambasciatore sarebbe d'accordo con te. Gettate a terra le armi! Su, incoraggiali. Fate come dice. Aprite la gabbia. Ora! Ci liberano. Sì. Usciamo, usciamo. Dio ti benedica. Cosa abbiamo qui? Benvenuto alla festa, colonnello. Vedo che il vostro piano ha funzionato, ambasciatore. Avete finalmente incontrato la regina. Fate qualcosa, Montoya. Io e lei ci siamo incontrati in diverse occasioni. Seccante, non è vero? Per l'amor del cielo, volete aiutarmi? Ah, capitano Grisham, appena in tempo. E con i pantaloni indosso, la mattina è piena di sorprese. Che cosa fate? Speravo che la regina avrebbe ucciso l'ambasciatore. Così dopo io avrei sparato a lei. In questo modo avrei preso due piccioni con una fava. D'accordo. Digli di stare indietro, altrimenti sarà la tua testa a tornare a Madrid. Per l'amor del cielo, sparatele! Sfortunatamente, non ho tutto il giorno. Come on.
Che sfortuna. A quanto pare la vostra pistola è poco precisa, Grisham. Vi consiglio di farla bilanciare. Strano, io riesco a colpire una lepre a 50 metri con questa pistola. State insinuando che ho ucciso l'ambasciatore di proposito? Sono parole vostre, non mie. Avevo il sole negli occhi. La vostra pistola è un po' consumata. È stato un incidente estremamente sfortunato. Occupatevi del cadavere. Come desiderate. Ehi! Sì, capitano. Vi consiglio di tornare dalla vostra padrona e preparare i bagagli dell'ambasciatore per l'immediato ritorno in Spagna. Non dimenticate il vaso che aveva portato con sé. Mi dispiace che il vostro viaggio sia stato una perdita di tempo. Perdita di tempo? No, no, no. Ho scritto una storia magnifica. Ma ritornate senza l'ambasciatore. E non c'è la testa della regina di spade in quel vaso. Vedete, questa sarà una storia molto più affascinante. Come la regina di spade salvò 10 fedeli sudditi di sua maestà da morte sicura per mano di un ambasciatore accecato dal potere. Ma la storia piacerà al re? I re non leggono le mie storie. Il popolo legge le mie storie. Ma vi confesso che ho un rammarico. Non aver mai incontrato la regina di spade. Mi sarebbe piaciuto intervistarla a fondo. Beh, forse dovrò essere un po' più creativo al riguardo. Assicuratevi di scrivere come mi ha salvato la vita. Oh, lo farò, Marta. E del vostro coraggio nel tenere testa a Ramirez. E anche di come la regina di spade ha combattuto 10 dei migliori uomini di Montoya. 20? Perché non 30? Se questa storia andrà bene, forse tornerò presto. Chissà, potrebbe esserci un'altra puntata dei racconti di Edward Wellesley sulla regina di spade.